Mi sto arrampicando sul pendio per andare a vedere e toccare con mano questa roccia sedimentaria. Ecco, possiamo vedere sotto di me sicuramente una marna o comunque una roccia più fine che si può sgretolare anche a contatto con le mani. Quindi gli agenti atmosferici nel tempo sicuramente hanno fatto sì che questa roccia, dalla tessitura più fine, si sia, come dire, sgretolata e possa scendere giù a valle depositandosi. Ma dietro di me ho proprio uno strato un po' più competente, probabilmente di arenaria. Ma andiamo a vedere nello specifico questo punto qua in cui, come si dice in gergo, abbiamo il taglio fresco della roccia. Il taglio fresco cosa significa? Significa avere un piano non alterato dagli agenti atmosferici, quindi possiamo proprio vedere anche molto bene la differenza di colorazione fra la parte che è esposta agli agenti atmosferici, mentre la parte interna, che poi in realtà questa è franata, come dire, spontaneamente, sicuramente a causa di agenti atmosferici o anche di radici di specie vegetali che si sono insinuate all'interno e nel tempo hanno creato delle fessure che poi l'hanno spaccata. E quindi si può osservare al taglio fresco. Noi geologi spesso, non trovando sempre, anzi, non trovando sempre queste spaccature naturali, lo facciamo noi con il nostro martello, quindi per notare la colorazione. Come abbiamo detto anche negli episodi precedenti, la colorazione delle rocce è importante anche per distinguerle, per capire di che tipo di roccia si sta parlando. Geosite Natura finisce qua per questo episodio. Vi invito a seguirmi nei prossimi appuntamenti in cui vi porterò sempre a scoprire delle interessantissime curiosità e caratteristiche geologiche, naturalistiche ed ambientali e anche di interazione fra uomo e natura. A presto!